Inter 3-3-3-2, Akan, Çalhanoğlu, Perisic e il Toro Martinez che fanno 3-2, 3-2. E adesso a più 4, a più 4. Siamo ritornati, restiamo lì. Avete visto Hagan? Visto che tanti, tanti, tanti lo giudicavano male? Beh, ve l'ha messa tutti quanti a tacere le cose. Grande vittoria, sì! E ce magniamo sti babà. Però, partita veramente molto bella, soprattutto quando Skriniar e Osimhen si sono scontrati. Grandissimi gesti di fair play finanziario. Sì, fair play finanziario. Di fair play in campo, fair play finanziario, raga! È che ancora sto soffrire perché nel finale questi ci hanno messo sotto, il Napoli ci ha messo veramente sotto nel finale. Partita di sofferenza allo stato puro, ma abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Quello che volevo ed è arrivato. Adesso più a meno 4, ma stiamo lì, aggrappati a quello che praticamente è il nostro obiettivo. Io qua ne voglio due. Ne voglio due. Ma che bella vittoria! Ma che bella vittoria con tanta sofferenza, ragazzi. Però Andanovic, colpevole sul primo gol, Andanovic, eh? Colpevole sul primo gol. Giusto il calcio di rigore concesso a noi, trasformato da Lautaro Martinez. Quindi io sto godendo come non mai. Che bello, soprattutto vedere anche il Toro Martinez che è sul gol e chiede scusa a tutti noi tifosi, ma vi rendete conto? Vi siete resi conto? Che giocatore, che giocatore! Akan che ancora una volta vi ha fatto ricredere, Perisic, bravissimo! Però ragazzi si è sofferti in botto nel finale, quegli 8 minuti di recupero e quelli prima, mamma mia, mamma mia! Ho temuto il peggio, ma non me ne fotte un cazzo. La vittoria è arrivata ed è arrivata come non mai. È questo che volevo. Poi, con sofferenza, con il sangue agli occhi, l'abbiamo portata a casa ed è quello l'importante. Abbiamo giocato, abbiamo anche sofferto ed è questa la pazzia che a me mi piace. La vittoria così, sofferta, ma alla fine presa con l'artigli, perché queste le vittorie che piacciono. E adesso, milanisti, stiamo arrivando. I napoletani comunque hanno fatto una grandissima partita. Il Napoli ha fatto una grandissima partita, non c'è nulla da dire. Avrebbero meritato qualcosa di più, ma ragà, godiamo, godiamo, godiamo. Perché adesso siamo lì, a meno 4. Che bello! E adesso andiamo mercoledì a vincere e poi contro Venezia. E andiamo, andiamo!